I centri per l'impiego della provincia di Ravenna si dotano di un nuovo servizio realizzato in collaborazione con CNA, Confartigianato e lo sportello Genesi della Camera di Commercio di Ravenna. Genera Impresa sarà la nuova banca dati consultabile sul sito dei centri per l'impiego, dove verranno pubblicate le possibilità di rilevare imprese già avviate nei diversi settori imprenditoriali, aiutando chi vuole aprire una nuova attività o chi non riesce a trovare un lavoro da dipendente a percorrere nuove strade lavorative, con l'avallo di una serie di servizi gratuiti come consulenza al momento dell'avvio della nuova realtà, percorsi di formazione professionale, sostegno nell'accesso al credito. È un servizio che noi come servizi per il lavoro offriamo ai disoccupati del nostro territorio, un'opportunità in più per cercare un'occupazione, per trovare un'occupazione. In che modo? Rilevando un'impresa. Ci sono molte imprese che in questa fase chiudono, non trovano qualcuno disponibile, interessato a rilevarle. Ed è un peccato sotto il profilo sociale ed economico perché si prende conoscenza, know-how, pacchetto di clienti, competenze operative. E dall'altra parte, abbiamo pensato questa cosa proprio per fornire un servizio alle persone che, avendo conoscenze, competenze, voglia di investire, possono trovare il modo per subentrare a qualcuno che un'impresa l'ha già avviata, che è una cosa più semplice che non immaginarsi di costruire ex novo un'azienda. Come funziona materialmente? Per le persone che stanno cercando lavoro, trovano sul sito della provincia, il sito www.lavoro.com. .ra.it, nella pagina delle offerte di lavoro, anche in fondo la possibilità di cliccare su Genera Imprese e lì troveranno una serie di offerte che le associazioni di categoria o imprese singole hanno inserito con la descrizione delle caratteristiche dell'impresa, caratteristiche anche dell'offerta che gli imprenditori fanno per cedere la propria impresa. Le persone li trovano esattamente la descrizione di che cosa, se ci sono requisiti specifici, che cosa occorre sapere o possedere come percorso di studi o professionali ed è sufficiente che invino al centro per l'impiego che è l'indicato il proprio curriculum. Il lavoro subordinato in questo periodo è, insomma, meglio cercare altro? È anche un po' questo il senso di questa iniziativa? Sì, non cercare solo il lavoro subordinato, perché i contratti di lavoro sono molto modificati nel tempo, il contratto di lavoro subordinato continua a essere il modello del rapporto di lavoro, ma certamente quello a tempo indeterminato è diventato residuale rispetto ai tempi determinati e le altre forme parasubordinate. La cosa che abbiamo pensato è che semplicemente aspettare il lavoro oppure un'attività che cerca di candidarsi presso un datore di lavoro non è più sufficiente e per molte persone che hanno anche un'esperienza professionale alle spalle, il fatto di immaginarsi come imprenditori o come soci di un imprenditore può essere una prospettiva interessante, non solo un ripiego perché non si è trovato altro. Federico Lega per Ravenna Web TV.